Guardare al passato per legittimare una nuova forma di potere e una nuova ideologia è un'operazione ricorrente nella storia. Da Giustiniano con l'allestimento del famoso codice, a Carlo Magno con il Sacro Romano Impero, fino ad arrivare a Mussolini con il mito della Roma imperiale e al partito della Lega Nord con il mito celtico della Padania. Ottaviano Augusto non fa eccezione, anzi la sua opera politica e culturale può essere considerata l'archetipo o il modello originario da cui hanno tratto molto probabilmente ispirazione gli esempi che abbiamo citato. Pertanto è molto interessante studiare i meccanismi su cui si fonda il recupero del passato per legittimare il presente e per ribadire i confini della propria identità culturale in un mondo globale in cui questi confini sono sempre più opinabili o sfuggenti. Questo è l'obiettivo del breve percorso Back to the Roots, recuperare il passato per legittimare il presente. Rivediamo insieme le tappe che abbiamo percorso fin qui. Res publica restituta. In questa espressione, che potremmo definire uno slogan ante litteram, è racchiuso il senso profondo insieme l'obiettivo chiave di Cesare Ottaviano Augusto, che sconfitto Antonio nel 31 a.C. avvia un ambizioso progetto di ricostruzione dello Stato romano centrato su due pilastri. Da una parte la legittimazione di una nuova forma di potere, il Principato, all'interno delle antiche strutture politiche della Res Publica, dall'altra il ritorno alle origini nel tentativo di ricostruire l'identità morale e civile del popolo romano, distrutta da ben 50 anni di sanguinose guerre fratricide. Su quest'ultimo versante l'arte e la letteratura giocano un ruolo chiave, perché è proprio attraverso di esse che si compie quel recupero delle origini, degli antiqui mores e dei miti del passato con cui si vuole ricostruire il presente. Pensiamo solo alla Ara Pacis Augustae, che costituisce la summa ideologica del Principato Augusteo, il ritorno alla mitica età di Saturno, a un tempo di prosperità e di pace, di cui è emblema la Saturnia Tellus che occupa uno dei due pannelli sul lato est, e alla Virtus degli antichi romani, rappresentati dai due fondatori della civiltà romana, Enea e Romolo, a cui sono dedicati i due pannelli del lato ovest. Ma pensiamo anche agli intellettuali e ai poeti del circolo di Mecenate, i quali, almeno in una prima fase, si fanno sinceri promotori del programma ideologico del Principato, perché spinti da un bisogno autentico di ritorno all'ordine e alla pace. Due sono le opere dell'età augustea che forse più di altre ci consentono di esplorare in maniera sistematica questo tema: la storia di Roma dalla fondazione di Tito Livio e l'Eneide di Publio Virgilio Marone. Rivediamole in estrema sintesi. L'Eneide è un poema epico-mitologico in 12 libri composto da Publio Virgilio Marone dal 29 al 19 a.C., anno della morte del poeta. Il poema narra le vicende di Enea, l'eroe omerico dell'Iliade, il quale, scampato alla distruzione di Troia, dopo una lunga serie di peregrinazioni per mare, approda sulle coste del Lazio, dando vita, assieme al popolo dei Latini, al primo nucleo della futura città di Roma. Nonostante l'influsso della tradizione epica ellenistica, il principale modello di riferimento dell'Eneide sono i poemi omerici, come dimostra la bipartizione dell'opera in due blocchi che richiama l'Iliade e l'Odissea, in sequenza rovesciata. Prima le peripezie per mare di Enea, che occupano i libri dal primo al sesto, poi, nei libri dal settimo al dodicesimo, il confronto in armi con i popoli autoctoni e il duello finale con Turno, re dei Rutuli. Aburbe condita libri o Storia di Roma di Tito Livio è un'opera storiografica di impostazione annalistica in 142 libri, 35 dei quali integralmente conservati, composta
a partire dal 27 a.C. L'autore ripercorre la storia della città dalla fondazione nell'VIII secolo al 9 a.C., anno della morte di Druso, il figlio di Livia, moglie di Augusto. Che cosa hanno in comune le due opere? Volendo semplificare all'osso, potremmo affermare che ambedue, attraverso il recupero del passato mitico e storico, rispondono all'esigenza di ricostruire l'identità del popolo romano, dopo la crisi delle guerre civili. Il recupero del passato serve per legittimare la realtà presente, quella di una forma di governo nuova che tiene in piedi l'antica res publica per assicurare pace e stabilità. Le due opere, pur da prospettive molto diverse, offrono una sorta di epopea del popolo romano, di racconto celebrativo dell'ascesa e dell'affermazione di una grande potenza in grado di imporsi sugli altri popoli per superiore virtus e pietas. That's all, folks!